tutti. Chi mi conosce, sono Maurizio Pini, infatti li conosco quasi tutti, che rappresento qui l'associazione FB di Trattoli, che in collaborazione con il gruppo La Torrettana e il gruppo Plaff di Lucca abbiamo invitato, piacevolmente invitato, qui oggi lo scrittore. Come avete visto, non è una presentazione tipo, cioè botta e risposta, ma è una serie di video come documentario per rivivere un po' quei momenti, quelle situazioni che quella tragedia ha portato. Lo scrittore, nato a Roma, vive a Roma, dove vive attualmente, esercita da 30 anni l'attività di avvocato nel settore delle solide radici toscane, nel settore delle radiodiffusioni. Si occupa di storia del XX secolo, grande appassionato per modellista, anche un bel plastico lui, una volta! Ha un museo di cimeli ferroviari notevole. E questo non è il primo volume su Balvano. A parte, cioè, mi diceva prima a pranzo, ci sono tante copie di questo. Tanti plagi. Tanti plagi. Perché per 60 anni non gliene è importato niente a nessuno. Poi quando è uscito il primo libro. E il primo libro fu un grosso caso letterario, fra cui è stato anche vincitore di un premio, il premio Saggistica Storica del premio Basilica 2005, e questo è un solo volume, ma non è una riedizione, ma è completamente un libro nuovo, perché si è disegnato dei documenti e da lì si è cercato di capire come mai c'è stato dei segreti sopra, cioè si legge dei segreti, ci sono delle vicende, si è nascosto questo fatto per tantissimi anni così. Ecco perché oggi la curiosità di questo libro e di queste immagini, diamo un po' un attimino di scoprire come mai. Io lo presento, lui è l'avvocato Giacomo Balnesi. Allora, innanzitutto avvocato contemporaneo vivente. Allora, io sono veramente contento di essere qui oggi, perché se c'era un posto dove dovevo e volevo venire era questo. In effetti anche una decina di anni fa ci fu un tentativo. È per me anche doppiamente impegnativo essere qui, perché voi siete persone che capite tecnicamente e operativamente quello di cui io vi parlerò, e quindi oltre ad aspettarmi anche molte intriganti domande, e anche contestazioni da parte vostra per eventuali cose che non siano chiare o contestabili, mi aspetto veramente un'interlocuzione importante. E poi il Presidente, che io ringrazio infinitamente, unitamente a Stefano Mencaroni, che ha voluto questo incontro, lo ha stimolato e finalmente, grazie alla disponibilità del Presidente di tutti voi, lo ha concretizzato. Ecco, ha voluto anche il bonus, perché l'altro giorno quando ci siamo sentiti mi fa: ma avvocato Gianluca, ma perché, già che ci siamo, non presenti anche l'altro libro? Non parliamo dell'altro libro? Dico: ma perché no? È un esperimento che ho già fatto, come si dice a Roma, la pompa mi ha retto, e quindi è molto impegnativo, però lo faccio volentieri, perché l'altro libro ha una attinenza toscana, perché questo personaggio di cui vi parlerò, che è stato uno dei principali ispiratori di Ian Fleming per 007, era un inglese che però visse gran parte della sua vita e riposa in Toscana. Però ci arriviamo dopo. Allora, sempre tra i ringraziamenti, voglio ringraziare, oggi c'è una presenza importante vostra, ma ci sono persone che hanno fatto veramente tanti chilometri, tra cui il caro e fraterno amico, tra l'altro collega macchinista, Enrico Tramutola, che viene dai luoghi della tragedia, ha lavorato a vapore e quindi
gli vorremmo dedicare 5 minuti per farci spiegare, diciamo, sulla base della sua esperienza, che cos'era lavorare a vapore e che cos'era lavorare a vapore in quella zona. E poi ci sono anche persone come Alessandro Manfredi, che viene da qualche chilometro di meno, però è una persona che ha fatto tanto per questo lavoro, perché con il suo canale YouTube dedicato alla ferrovia ha proposto uno dei documentari realizzato dalla RAI su Balvano, che però non è quello che vi mostrerò, ed è un documentario che ha un numero di visualizzazioni veramente notevole, sulle 25.000, e questo è il motivo anche per cui ci siamo conosciuti. Cortesemente è venuto qui, ha fatto molti chilometri e tra l'altro credo che farà anche qualcosa che verrà rilanciato, se lo vorrete, su YouTube riguardo questa meravigliosa opera sulla quale vi intrattenete da anni, che tra l'altro ci tengo a dire io avevo già visitato varie volte, insomma, e doverosamente ritengo. Allora, ci abbiamo molta carne al fuoco, per cui io partirei direttamente. Prima dell'intervento di Enrico, non vorrei aver dimenticato nessuno, credo di no. Ah no, una cosa doverosa. Finalmente, da 2 settimane, quello che è stato detto dall'attore Federico Pesce, che ha recitato dei brani del mio libro, io normalmente faccio questo tipo di schema, quindi i saluti li faccio dopo il primo filmato, perché il primo filmato aiuta a capire sinteticamente cosa sia successo. Ecco, un'affermazione contenuta anche nella seconda edizione del mio libro, che è una seconda edizione che fruisce di grandi novità anche clamorose sulle quali vi intratterrò, c'è una dichiarazione che sono contento di poter dire che non è più vera, fondata, perché dal 3 marzo 2017 finalmente abbiamo la targa alla stazione di Balvano, come forse avrete visto anche in televisione. Abbiamo avuto 2 risultati, la targa, che ho avuto l'onore, tra l'altro in cui testo ho avuto l'onore di redigere, permettetemi, per un lavoro come questo che non è fatto per scopo di lucro, per me è stata una soddisfazione immensa dopo 20 anni di testate al muro riuscire a schiodare questa situazione, e tra l'altro abbiamo avuto una presenza istituzionale molto importante, che è stata quella del vicepresidente della Camera, che appunto è venuto a Balvano. E questo compensa quello che è successo nei precedenti 73 anni, perché come adesso anche vedrete, le istituzioni, l'unico intervento istituzionale sulla tragedia di Balvano è stato un intervento veramente infame, e adesso, se Dio vuole, nel 2017 le cose le abbiamo messe un pochino a posto. Allora, io partirei con questo secondo filmato, che è un filmato che alcuni di voi avranno visto in illo tempore nella trasmissione del TG2, di Rete 2 Rai Voyager. Però questo che vi propongo è la versione integrale, perché appunto per motivi di messa in onda non venne trasmesso. È un filmato che trovate anche in YouTube. E diciamo che da un punto di vista tecnico, visto che voi siete soprattutto e principalmente dei tecnici, ho preferito proporvi questo rispetto a quello di Rai Storia, che molti di voi avranno visto anche qualche giorno fa, perché questo, pur essendo, diciamo, meno recente, è veramente fantastico come montaggio, come spiegazione della tecnica e degli eventi, ed è veramente appassionante. Questa per me è la 98esima presentazione che faccio in 13 anni, e vi assicuro che ogni volta che lo vedo dico: ma quanto è bello, ma quanto è fatto bene, come ha saputo descrivere e sintetizzare quello che è successo a Balvano. Tra l'altro, le prime parole che sentirete effettivamente sono una sintesi, a parte un'imprecisione sul numero dei morti, sono una sintesi perfetta e fantastica di quello che accadde il 3 marzo 1944 a Balvano. Prego. Galleria della Trebbia è tutta in salita.
anche quando il carbone era buono, quasi non ce la faceva. Signorina, si mette un po' d'acqua sul fazzoletto, vedrà che respira meglio. Per favore, un po' d'acqua, il soffoco. Aprite i vetri. No, è peggio. Io non respiro più. Ma quanto dura sta galleria? Io scendo a buttare dentro un po' di carbone, e mo' arriviamo alla galleria in salita. Galleria dell'Arni si chiama. Ecco qua, ci siamo dentro. Ehi, qua già è pieno di fumo, si fatica pure a respirare. Resisti che è ancora lunga, 2 chilometri quasi. Ma perché caspita da lei? E non ce la fa, stiamo perdendo trazione. E spara, santi Dio, spara! Quel focolare è pieno! Controlla la pressione! E al massimo! Qui si soffoca! Santa Madonna, quanto fumo! Torniamo indietro! Dai il segnale a quelli della macchina davanti e fischia su! Si torna fuori! Qui ci sta troppo fumo! E andiamo indietro! Prendete tutti! Perché non si... 3 marzo 1944 più di 600 persone morirono a bordo del treno 8017 all'interno della Galleria delle Armi, nel territorio del comune di Balvano in provincia di Potenza. Non morirono bruciati o straziati, persero la vita inermi ed integri, senza poter lottare per la loro sopravvivenza e senza poter pregare per la salvezza delle loro anime. Con i loro corpi anche la loro tragedia fu sepolta frettolosamente. Un elemento è apparso assoluto e spaventoso: il destino. La stragrande maggioranza delle vittime non ebbe un funerale né una tomba. I loro corpi accatastati senza rispetto e pudore, come in un campo di concentramento, furono gettati in fosse comuni scavate in terreno fuori dal cimitero. Una tragedia di questo tipo dovrebbe far parte dei ricordi tristi di un'intera nazione. Incredibilmente, l'evento è pressoché ignoto. Totale il disinteresse delle pubbliche autorità. Ebbene sì, è stato possibile nascondere più di 600 vittime, il loro tragico destino, le relative responsabilità e la tragedia delle loro famiglie. Centinaia di persone pensavano di avercela fatta. Il fronte era passato, anche se a causa delle conseguenze della guerra si trovavano sul treno 8017. Però pensavano di aver scampato il peggio. Morirono e non fu identificato un solo colpevole. Da quelle parti la guerra era finita, ma nella Galleria delle Armi c'era ancora morte. L'indagine penale non identificò colpevoli. Giornalisti, scrittori, partiti, in questi 6 decenni in Italia hanno glorificato e ricordato tutto e il contrario di tutto. Siamo il paese, l'Italia, delle 1000 celebrazioni. Garibaldi a quanto pare passò almeno una notte in buona parte dei comuni italiani. Lapidi e cimiteri di guerra sono in ogni dove. Morti di una fazione sono divenuti eroi dell'altra. Si celebrano eventi e personaggi dei quali sarebbe decoroso cercare di dimenticare. A Balvano, invece, non c'è neanche una targa che ricordi centinaia di persone morte tutte insieme lì. Una targa dove mettere un mazzo di fiori o una corona una volta all'anno. Niente. Possibile che quasi nessuno, al di là dei parenti delle vittime, si sia interessato a questa tragedia? Dove avvenne il fatto? Quando accadde la tragedia, nel marzo del 1944, la stazione di Balvano rappresentava la gioia di un appassionato di ferrovie e di modellismo, costituita com'era da un fabbricato a 2 piani, abitato 24 ore al giorno, un piccolo scalo merci con binario, il tutto intercluso tra 2 gallerie con 2 catene di montagne parallele alla linea ferroviaria ed in mezzo
il vallone del torrente Platano. Pura natura e pura ferrovia. Scendere dal treno alla stazione di Balvano di notte, in inverno, al buio, con le montagne piene di neve, senza neanche una lontana sorgente luminosa, può costituire esperienza quasi metafisica, ovvero un incubo. Quando avvenne il fatto? È difficile riassumere con un solo aggettivo lo stato nel quale versava l'Italia nel 1944, anno tra i più tragici. In effetti nel 1944 l'Italia non esisteva più. Ma come stavano gli italiani? Che cosa facevano gli italiani? Come vivevano? Che cosa pensavano gli italiani? Quale fosse la situazione della gente del Sud, lo si poteva leggere in un memorandum per il presidente degli Stati Uniti d'America che diceva: la vita diventa un problema da risolvere ogni giorno. In molti casi non vi è letteralmente nulla da mangiare. E le case sono così fredde che si deve andare a dormire presto nel letto per riscaldarsi. La gente nel sud cerca di rubare un paio di calze qui, un pezzo di burro là, cerca di acchiappare qualsiasi cosa per sconfiggere la fame. In questo genere di attività la gente del sud è molto astuta. Ad esempio, dopo che una delegazione di sindacalisti sovietici era stata portata a spalla lungo le strade da lavoratori italiani entusiasti, uno dei russi si accorse di non avere più le scarpe. Le donne sono talvolta costrette ad andare a letto con i soldati. È una consuetudine molto diffusa. Nel 1944, sui treni che venivano assaltati e viaggiavano stracarichi, si utilizzava ogni superficie utile, anche le guaine dei respingenti e l'imperiale delle carrozze. In questo secondo caso, chi stava avanti segnalava l'approssimarsi delle gallerie e per chi stava sopra doveva riuscire ad appiattirsi sul tetto del treno cercando di concentrare in poche decine di centimetri l'ingombro del proprio corpo. Talvolta la segnalazione non giungeva, oppure il franco sotto la galleria non si rivelava sufficiente e in decine si sfracellavano così in quella triste epoca che fu il 1944. Come avvenne il fatto? Venerdì 3 marzo 1944, ore 0:50. Dalla stazione di Balvano venne telegrafato alla stazione di Bellamuro: è partito il treno 8017. Come da regolamento, il dirigente della stazione di Bellamuro avrebbe dovuto comunicare: è giunto il treno 8017 al suo collega di Balvano solo dopo l'arrivo del treno 8017. Il treno 8017 avrebbe dovuto giungere alla stazione di Bellamuro, distante poco meno di 8 km, in 20 minuti. Il treno 8017 non giunse mai a Bellamuro. Tra le ore 1:15 e 1:20, due locomotive, 45 carri e più di 600 persone, dopo aver percorso 1791 metri dalla stazione di Balvano, entrarono in galleria sotto il Monte delle Armi. Dovevano uscire da quella galleria dopo qualche minuto dal lato opposto. Non ci riuscirono. Il treno 8017, poco dopo essere entrato nella galleria delle armi, cominciò improvvisamente a perdere lentamente velocità e all'incirca a mezzo chilometro dall'ingresso sud della galleria il treno si fermò. Era notte. Avvenne l'incredibile. Combustione del carbone, fuoriuscita del vapore e degli altri gas di scarico nella sagoma angusta della galleria consumarono rapidamente tutto l'ossigeno presente nella galleria. Monossido di carbonio e altri gas.
cominciarono a far sentire i loro effetti sul personale di macchina, che tentava disperatamente di far muovere avanti o indietro il treno 8017. Il treno 8017 concluse il suo viaggio fermandosi definitivamente a circa 450 metri dall'ingresso sud della Galleria delle Armi, a circa 1,5 chilometri dall'uscita da quella galleria, una delle peggiori posizioni dove bloccarsi per un treno in assenza di vento. Chi tra i passeggeri non era già intontito o addormentato, avvertì qualcosa di strano. Qualcuno si lamentò sul treno, altri urlarono «Quando si riparte?», ma non ci fu panico, anche perché dopo qualche minuto calò il silenzio. Il 4 marzo venne abbattuta una parete del muro di cinta del cimitero di Balvano e furono scavate le 4 fosse comuni. Nel verbale redatto dai carabinieri di Balvano in data 5 marzo 1944 si legge: nell'elenco dei cadaveri non identificati si legge al numero 396 di una donna. Il verbale dice: donna, età 28 circa, capelli castani, abito blu, camicetta blu fiorata. Stato interessante. Un bambino, Domenico Striano, da quel 3 marzo non riusciva a rivedere la sua mamma, Giuseppina Formisano. Quel bambino sapeva che la mamma era partita con un treno, sperava che un treno gliela riportasse. Interpretando i desideri e le speranze del piccolo Domenico, non avendo ancora il coraggio di rivelargli la verità, sua nonna ogni giorno lo portava in stazione. Quel bambino, Domenico, scrutava le donne che scendevano dai treni come un felino che ha puntato la preda. Le guardava tutte le donne che scendevano dal treno. Sua madre non c'era mai. Dopo un po' di tempo, il piccolo Domenico capì. Un treno, in una galleria, aveva mangiato la mamma. L'unico responsabile della morte di 626 persone, secondo il procuratore del re di Potenza. In galera allora, in galera. Allora, a parte la ragion di Stato, la censura militare degli alleati, perché come capirete quella era l'Italia liberata e ovviamente non si poteva dire che centinaia di persone assaltassero un treno merci per sfamare le proprie famiglie e che il traffico ferroviario fosse totalmente avocato dalle esigenze militari. Avete sentito i ferrovieri che lavoravano all'epoca che dicevano che erano stati addirittura militarizzati pure loro. In verità, le responsabilità della tragedia di Balvano sono state molteplici. Quando succede una tragedia di questo tipo, fatalmente ci sono una serie di concause
che è praticamente quasi impossibile che si sommino e si concretizzino, invece quando si sommano e si concretizzano succede quello che è successo a Valvano il 3 marzo 1944. Tra l'altro la Galleria delle Alpi, pur essendo la più lunga della tratta e quella con la peggiore ventilazione, effettivamente non aveva avuto precedenti. Se c'era un posto dove poteva succedere e forse doveva succedere una cosa di questo tipo, era proprio qui vicino, sulla Correttana, dove effettivamente gli incidenti mortali furono molti. Addirittura però lì si posero in atto delle contromisure. Nelle gallerie più lunghe c'erano degli aspiratori e soprattutto una cosa che ho scoperto veramente comica, che fa capire qual era anche le condizioni di lavoro di chi operava in ferrovia e operava con le macchine a vapore, era l'invenzione dei macchinisti Tarzan. Praticamente, siccome nei tratti più lenti i treni andavano a una velocità molto bassa e poteva succedere anche nelle gallerie più lunghe i macchinisti perdessero la conoscenza, all'uscita di queste gallerie c'erano delle piattaforme dove si trovavano degli altri macchinisti che dovevano essere in grado, nel momento in cui avessero visto che i macchinisti titolari erano esanimi, di saltare al volo, appunto per questo si chiamavano Tarzan, per prendere il comando delle macchine. Ti posso leggere? Come no, devi. Solamente nella galleria di Valico dell'Alpettino. Della Correttana. Della Correttana. Sì, sì. Al portale nord. Sì, sì, infatti. E la cosa importante che fa capire, tutti voi lo saprete, è che il mestiere del macchinista a vapore, io non lo so, non è che ci siano state mai le Olimpiadi dei mestieri più duri e probanti, però secondo me sul podio ci andava il macchinista a vapore. Pensate che le prime macchine a vapore non avevano neanche la tettoia di protezione, perché sennò si diceva che il macchinista avrebbe potuto stare troppo comodo e distrarsi, per cui pensate al fatto che la caldaia sviluppava temperature di 70-80 gradi e magari fuori nevicava, per cui pensate anche allo stress fisico. E poi immaginate che le macchine a vapore, come ben sapete, non avevano neanche il contachilometri nella prima fase. Conseguentemente uno doveva regolarsi nel rispetto della velocità prescritta ad occhio. E pensate che quando invece le macchine iniziarono a proteggerle, c'era il fatto della visibilità dei segnali con quei piccoli oblò laterali, quindi tutte cose che voi sapete, che però poi l'amico Enrico, che è andato a vapore su quella linea, ci contestualizzerà ulteriormente. Allora, quello che vi voglio dire è che, a parte tutto quello che è stato detto, il fatto che la tragedia di Valvano sia il Titanic ferroviario deriva essenzialmente non solo dal fatto che il treno si fermò e si bloccò nella galleria, cosa anche abbastanza misteriosa, perché la galleria era in salita e un treno in salita, grazie alla forza di gravità, dovrebbe tornare indietro. Io per 5 anni dopo l'uscita del primo libro ho cercato di rintracciare i parenti del frenatore di coda, perché il frenatore di coda, rispettando il regolamento, come sapete all'epoca questi treni non avevano la condotta a depressione, per cui c'erano gli omini nelle garitte che serravano il freno. Frenatore di coda, nel momento in cui vide il treno che arretrava, doverosamente serrò i freni, però in questa maniera condannò a morte più di 600 persone, perché la parte del treno che era dentro lì rimase, e poi vi spiegherò dopo col terzo filmato una cosa molto importante. Allora mi sono chiesto, anche dopo 5 anni di indagini anagrafiche complessissime, sono riuscito a rintracciare il nipote, perché avevo visto che dagli atti dell'inchiesta questo frenatore di coda nel suo verbale era stato piuttosto tartassato. Allora ho chiesto al nipote se per caso quest'uomo si fosse sentito, insomma, se avesse serbato qualche rimorso per il resto della sua vita. Lui mi ha detto di no, perché lui pensava di aver fatto il suo dovere e anzi si era piuttosto inquietato ed era stato disturbato dal fatto che gli inquirenti lo avessero tartassato nell'interrogatorio. Queste cose che vi sto dicendo non vengono da carte italiane, perché in Italia è stato soppresso tutto su questa cosa. Io ho trovato in un archivio riservatissimo una bellissima rubrica
dove c'era scritto nel fandone 36 il fascicolo 11 tragedia di Balvano. Allora è citatissimo come racconto nella prefazione del libro. Mi sono recato, sapete come sono quegli enormi archivi, quelli che ruotano fatalità, anche questi su dei binari, no? Con quei timoni, e sono anche molto alti. Io per l'eccitazione mi sono arrampicato sulla scala e ho battuto pure uno stinco perché ho detto ho trovato le carte di Balvano. Apro questo fandone, c'era il fascicolo prima, c'era quello dopo, ma il fascicolo di Balvano non c'era. Non c'è problema, quello che non ho trovato a Roma l'ho trovato a Londra, perché sono stato il primo a desecretare dei microfilm del 1944 dove erano conservate le oltre 600 pagine dell'indagine fatta dalle autorità alleate che come avete sentito governavano quella parte d'Italia, e lì ho trovato questa inchiesta dettagliatissima dove si è interrogato tutto il personale ferroviario, sono state fatte analisi anche sul carbone, e tra l'altro il carbone non è stato riscontrato che fosse di cattiva qualità. Però questa indagine è stata la classica montagna che ha partorito il topolino, perché alla fine, come avete già sentito, questa è una tragedia con molti colpevoli, ma nessun responsabile. E invece un responsabile, un corpo responsabile c'è, perché fondamentalmente, ottusamente, burocraticamente, il treno 8017 venne continuato si continuò a considerarlo un treno merci, perché era un treno merci composto da carri merci. Peccato che sopra ci fossero 700 persone, e 700 persone su 45 carri che tra l'altro eccedevano quanto consentito e ammesso dalla prefazione compartimentale, tutte cose che voi sapete, non avrebbero mai dovuto circolare, e quindi si sarebbe dovuto bloccare la circolazione di questo treno. In verità a Battipaglia venne fatta una carica dalla polizia americana, anzi alleata anglo-americana, e vennero sloggiati dal treno gran parte dei passeggeri. Poi, siccome era buio, immediatamente risalirono, e chi non riuscì a risalire magari maledisse il proprio destino, perché rimase a Battipaglia, invece per molti fu la salvezza. C'è un particolare a proposito del destino decisivo. Come avete visto nel documentario, la più illustre vittima della tragedia del treno 8017 era il professor Jura, che era il numero uno in Italia tra i medici esperti in chirurgia, era superiore anche a Pietro Valdoni. E il professor Jura era una persona splendida, altruista, che era ad Eboli perché aveva fatto ambulatorio gratuitamente, e soprattutto prese quel treno perché non voleva mancare alla sessione ad esame all'Università di Bari, per evitare che i suoi alunni, gli studenti dell'Università della Facoltà di Medicina e Chirurgia, perdessero la sessione d'esame. Professor Jura, quando venne riconosciuto dal personale ferroviario, perché era una persona molto conosciuta, gli venne praticamente impedito, e ci sono delle testimonianze che dicono che gli dissero: professore, lei non può salire in questo treno che sta viaggiando in queste condizioni. Però poi, evidentemente, grazie alla sua notorietà, qualcuno lo fece salire nel carro, carro DM, per chi conosce queste cose, che era il carro dove stavano il personale viaggiante, che era attaccato alle due locomotive, e quindi quella fu la sua condanna a morte, perché era il peggior posto dove trovarsi in un treno che poi si sarebbe fermato dopo poche ore all'interno di una galleria piena di gas velenosi. E come è stato già detto, la tragedia di Balvano è una tragedia che poteva concretizzarsi solo nel 1944, non poteva accadere prima e non poteva accadere dopo, anche perché, guarda caso, la linea Battipaglia-Potenza è stata la prima dove poi è stato sperimentato il diesel, e che equivale all'ennesimo episodio della serie chiudiamo nella stalla quando i buoi sono fuggiti. E vi spiego con una sintesi un po' cattiva e maligna il motivo per cui la tragedia di Balvano poteva accadere solo nel
nel 1944, come è stato detto. La sintesi maligna è una cosa che io ho riportato in tutti e due i miei libri, che è un memorandum del ministro degli esteri britannico sull'italiano medio, un memorandum dato a uso e consumo degli inglesi che dovevano iniziare a muoversi in Italia. Questo memorandum dice questo a proposito di noi italiani: decisamente individualista e costante nell'obbedire, istintivamente poco rispettoso delle leggi, facile da guidare e da sviare, ma difficile da controllare, impressionabile dalle alte uniformi, preparato a imitare Machiavelli, convinto che tutti facciano altrettanto e propenso a guardare più alla forma che al contenuto. Allora, io sono, non sono nazionalista, ma sono, amo la mia patria, sono convinto che tuttora, nonostante il difficile momento che stiamo provando, siamo insomma una razza, non voglio dire superiore perché è una brutta cosa, comunque siamo complessivamente delle brave persone, anche se la maggioranza silenziosa delle brave persone viene spesso oscurata dalle minoranze rumorose. Però vi devo anche dire che, secondo il mio modesto parere, questo ritratto dell'italiano medio è ancora molto attuale. E scusatemi, senza offesa per nessuno, ovviamente. Allora, prima di passare all'ultimo firmato, do la parola con molto piacere e onore, anche perché è una persona che mi ha aiutato molto prima, durante e dopo la realizzazione di questi libri, mi ha permesso tra l'altro di essere suo ospite, tanto sempre insieme si può dire, in un viaggio, anzi in vari viaggi in quella zona, di fare le riprese che vi proporrò e parte avete visto. Do la parola quindi a Enrico Tramutola, soprattutto perché lui, appunto, come vi ho detto, è una persona che quando aveva i pantaloni corti andava a vapore sulla linea Battipaglia-Salerno. Prego Enrico. Sono abituato a parlare in pubblico, sono un po' emozionato. Siamo fra amici. La mia, grazie. La mia può essere una testimonianza. Da ex ferroviere, ho fatto il macchinista, e fui assunto in ferrovia quando ancora la trazione a vapore non era soppressa, era ancora vigente. Tant'è vero che quando sono stato assunto facevano ancora treni viaggiatori a Novara con le macchine a vapore. Per Novara perché era viaggiante. È il motivo. Mentre alcune zone d'Italia, compresa la Porrettana, sono zone montuose e, come ha detto poc'anzi l'avvocato, la prima dieselizzazione fu fatta sulla linea Taranto-Battipaglia, perché la prima dieselizzazione, dieselizzazione di locomotori diesel, quindi a nafta, lì c'è stato un grave incidente, addirittura non potevano caricare altri, hanno incominciato a lavorare. La macchina a vapore è una macchina che non richiede grossi studi teorici, tipo elettronica come sono ora e locomotivo, i locomotori gli elettrotrini. La macchina è una macchina che, se la capisci intuitivamente, ti parla. Se non la capisci, non ti parla. Poesia ferroviaria, E il macchinista bravo, sensibile, se ne accorgeva quando la cosa non andava, se ne accorgeva pure quando andava ad una velocità superiore. Fa proprio dell'esperienza per condurre il treno, no? Se ne accorgeva quando appena si imboccava qualche curva, che si accende un po' la velocità, sul rettilineo non c'è problema, se ne accorgeva. Quindi la macchina a vapore, se la intuisci, ti parla. Ma è fatta semplicemente di che cosa la macchina a vapore? È fatta di un serbatoio di acqua ed è fatta di un forno. Immaginate il forno del gas di casa e sopra che c'è la pendola. Se c'è il fuoco buono, la pendola produce vapore, questo vapore va sopra la pressione e la pressione del vapore, macchina a vapore, fa camminare la locomotiva come lo scoppio della benzina fa camminare l'automobile.
lei è un modo alternativo del pistolero con la macchina a vapore, non tanto vedete le birre nel filmato che fanno così. Allora c'è il vapore in un cilindro che si espande per la sua forza, per la forza, forza pressione. Se non c'è la pressione ottima, costante anche per tempo, il che significa che il fuoco deve produrre, deve essere così forte, così intenso, deve produrre molto più vapore di quello che si consuma per avere il massimo rendimento della macchina. E vi posso assicurare che guidare un treno a vapore ti fa stare sempre in ansia. La macchina deve essere ben curata, deve essere pulita, tutti i condotti di scarico dei fumi, perché se i fumi non scaricano bene, la macchina non rende, non produce quello che deve produrre. E la macchina a vapore, oltre ad avere queste caratteristiche, è anche una macchina che teneva i macchinisti sempre sotto ansia e anche in eccessi di stanchezza, se vogliamo. Quindi stare 8-10 ore sempre in piedi su una macchina a vapore non è una cosa da scriversi, insomma. Stare su una macchina a vapore con la bocca del forno che la apri con un forte calore, si butta il carbone dentro con la palla e lo devi saper buttare bene al punto giusto, dove ci sono dei vuoti, dove devono essere coperti dal carbone, altrimenti lì, anziché bruciare il carbone nuovo, aspira l'aria e si raffredda il forno. Ecco che la macchina pure va intuita, ma non ci sono grossi studi. Il fuoco deve essere a letto, non deve essere una montagna al centro e in avanti niente, no, deve essere a letto, che tutta la parete si deve riscaldare, tutto il fuoco deve essere anche uniforme, deve essere, no? A un punto che si accende bene, a un punto che si accende male. Quindi la macchina ora va capita. 8 ore, 10 ore all'epoca, su una macchina sempre in piedi, di notte, di giorno, quando faceva vento, quando faceva caldo, non era un lavoro da tenere così come un gioco. E in tutte quelle ore, c'erano delle periodi di sosta dove i macchinisti si arrangiavano anche a mangiare sulla macchina da lavoro, in piedi pure, si arrangiavano a mangiare cose proprio veramente di altri tempi che oggi non ce li immaginiamo neanche. Oggi c'è un'aria condizionata sui treni regionali, da quelle condizioni di lavoro derivava quella normativa secondo la quale i macchinisti andavano in pensione a un'età più giovane, perché c'era tutto quel disagio e dovevi essere sempre idoneo a svolgere anche oggi è la stessa cosa, però oggi sono i sistemi di sicurezza. All'epoca il sistema di sicurezza non c'era, il freno, come diceva Staccia, era diverso. Oggi c'è il freno continuo, con una piccola leva frena tutto il treno. Lì invece erano carri frenanti e carri non frenanti, i carri non frenanti che c'erano i frenatori a mano e i carri frenanti. Poi c'erano delle valvole che venivano chiamate valvole triple, cioè che il freno frenava ma non lo potevi poi graduare allentando la frenatura. Non lo potevi sfrenare un po', nel momento in cui iniziava la sfrenatura si sfrenava tutto il treno. Cioè c'erano condizioni tecnologiche veramente da capovolgere. Bisognava avere veramente passione e molto saper fare con la... Poi, non quasi, cioè, anche con robustezza. I mica quindi su una macchina a vapore non dovevo passare. Io di questo che vi ho accennato, ci ho lavorato un pochettino, che la trazione è stata soppressa nel 75. Ci ho lavorato facendo treni merci leggeri, e anche io me ne accorgevo quando alzavo il regolatore di pressione, la macchina se rispondeva bene oppure non rispondeva bene. Questa è stata la mia esperienza di vita. Ora sono in pensione, fortunatamente il servizio mi è andato sempre bene, ho conosciuto un po' tutti i mezzi, ad eccezione della alta velocità, ho conosciuto anche l'evoluzione tecnologica della ferrovia. Io sono qui a studiare quando c'era ancora il sistema T,
telefonico sulla dirigenza unica. E quindi tutte le varie emozioni le ho vissute tutte, ripeto, ad eccezione della mia velocità. Queste erano le mie esperienze di vita. E io quando racconto questa storia mi immedesimo in quello che è accaduto, ma mi immedesimo proprio dal punto di vista anche uno dei sopravvissuti. Mi immedesimo in quello che è accaduto, perché faccio riferimento, se mi fossi trovato io, è uno dei quattro macchinisti, di cui tre sono morti, il sopravvissuto, io l'ho conosciuto di persona. Da quando è successo quell'incidente non ha più viaggiato su quella linea. Faceva Salerno Padova, o di Renica, elettrico, non ne voleva proprio più sapere, è rimasto così scosso che di quella vicenda ha parlato tanto poco quanto niente, e l'ho conosciuto di persona, E io mi non so, se succedeva a me, è vado in crisi psicologica. Oggi fortunatamente le cose sono un po' meglio, anche se c'è ancora da fare. Grazie ancora a Enrico Mamuto. Adesso vi faccio vedere esattamente un filmato che ho potuto realizzare con la sua cortesia, un breve filmato che è fatto un filmato che riproduce, è stato fatto 13 anni fa circa, e fa vedere la linea Balvano, com'è, appunto, com'era 13 anni fa, ma come vi spiegherò non è che ci siano molte differenze, soprattutto questo mi aiuta a spiegare, ad illustrare alcune cose veramente fondamentali. Prego. Non abbiamo
adesso. Per raggiungerti adesso. Io non sono superstizioso, però lui era fuggito nel 43 da un campo di prigionia tedesco. Nel 44 è scappato a Balvano, poi avete capito come stava, cioè lo pensavano che fosse morto, lo lanciarono dal carro merci, lui si lamentò e fece: ah mira, questo è vivo, portiamolo in ospedale. Dopodiché, Dulcis in fundo, nel 1988 scappò, lo portarono via con l'elicottero dall'alluvione di Sarno. Quindi capirete che quest'uomo io me lo sono portato in varie presentazioni, perché insomma era sempre di buon auspicio ed era poi una persona veramente con un spiritaccio, ha fatto con me varie trasmissioni televisive. Allora, ci sono fatte via molte persone, e si sono fatte via soprattutto due persone che hanno avuto un'importanza decisiva. Una dall'Australia addirittura, mi contatta una persona con un messaggio di posta elettronica fatto col traduttore di Google, quindi non era in italiano, era in italianese. Comunque sostanzialmente mi dice: mio papà era un aviatore australiano e si trovò a passare nella zona dell'incidente. Io per un mese ho continuato a fargli domande, a chiedergli, a porgli delle domande, e devo dire che i ricordi del papà erano veramente interessanti. Poi, ma quasi per scrupolo, perché nel 44 un aviatore australiano difficilmente poteva avere un hobby così costoso come la fotografia, così però gli ho chiesto: ma non è che suo papà ha qualche fotografia di quella vicenda, oppure di quel periodo che potrebbe essere interessante per le mie ricerche storiche? Ma certo che c'è una foto. Come avete visto, la copertina della prima edizione è una copertina cruda e anche, diciamo, però ampiamente descrittiva e evocativa, perché c'era una delle tante madri morte nella tragedia, completamente ingessata dal rigor mortis, e poi con tutte le povere cose che vennero recuperate. E poi ci ricordiamo che queste povere persone
gli inglesi volevano bruciarli, questi corpi volevano bruciarli lì alla stazione di Balvano. Per fortuna ci fu un gesto di generosità che fece sì che, sia pure promiscuamente, venissero sepolti nelle fosse comuni. Comunque, allora, questa è la copertina della seconda edizione, che proviene dall'Australia, e c'è tutto quello che furono le cause primigenie della tragedia di Balvano. E poi è successa una cosa clamorosa, un regalo di Babbo Natale, perché a me a dicembre del 2009 mi arriva una lettera, e in questa lettera mi si dicono cose veramente clamorose, anche se non del tutto inaspettate. Vi leggo questa comunicazione perché è meglio che riassumerla. Allora, ecco. Allora, ci farebbe piacere leggerlo poi. La riassumo? No, tanto è colpo di scena. Egregio avvocato, la riassumo. Ho letto il suo libro e sono lieto che lei ha scritto la verità. Avevo 17 anni quando fu riassunto. Alle ore 23 si attendeva il treno 80-17, io mi ero recato in servizio alle ore 19 per il turno notturno. Fui tempestato telegraficamente dai dirigenti in movimento per avere notizie di detto treno. Ci ricordiamo che all'epoca le stazioni della linea non avevano neanche il telefono a macinino, lavoravano col Morse. E tra l'altro, una cosa straordinariamente ignorata dalle indagini, come sapete, la zona telegrafica era una specie di, come la scatola nera negli aerei, serviva a capire che cosa si fossero comunicati tra stazione e stazione, perché veniva impresso le comunicazioni in Morse, e quindi per vedere se qualcuno quella notte aveva dormito, a che ora è stato dato l'SOS, eccetera, eccetera, quale cosa migliore. Allora, straordinariamente, gli angloamericani non chiesero le zone telegrafiche, forse perché nei loro paesi non si usavano, non lo so, credo di no, e straordinariamente gli italiani coinvolti nell'inchiesta si guardarono bene dal dire verificate. Allora, questo signore mi scrive: nessuno si interessò, tutti dormivano, nell'inchiesta non fui mai interpellato, non furono mai controllate le zone telegrafiche. Sono quelli. Allora, questo signore mi ha regalato questo e questo, me l'ha regalato lui. Non sono, onestamente, non voglio fare cose televisive. No. Un regalo natalizio ci potrebbe anche essere. Non è bastato, anche perché, allora vabbè, lui conclude dicendo: sapendo i responsabili impuniti, non posso rendermi conto perché tutto quanto trasmesso telegraficamente da me fu ignorato, come fu ignorata la zona telegrafica quale documento. Ho conservato il tasto telegrafico per ricordo, perché solo io so la verità di quel maledetto 80-17. Distinti saluti, augurando i migliori auguri. Vabbè, allora, ricordandomi qual è il mio lavoro, io che cosa feci? Lo contattai, gli dissi: ma lei mi conferma tutto? Sì. Poi mi recai con l'amico Enrico ad un altro testimone, una telecamera, un registratore, e registrare la sua dichiarazione, anche perché a seguito della pubblicazione di questa cosa è successo il putiferio, perché tra l'altro il responsabile, che io il cui nome ho asteriscato, è ancora vivo, e per coprire le sue responsabilità, io al posto suo, io non sono un angelo o un martire, però al posto suo ogni notte prima di addormentarmi penserei: certo che quella notte forse ho contribuito ad ammazzare oltre 600 persone. Invece questa persona si permette pure di polemizzare e di seminare in zizzania. Comunque, vabbè, ognuno è fatto come crede. Allora, concludo dicendo anche il perché dell'indignazione mia e di tante persone, soprattutto dei parenti delle vittime. Come avete sentito, l'unico documento ufficiale sulla tragedia di Balvano è il verbale del Consiglio dei Ministri, che tra l'altro siedeva vicino ai luoghi dell'incidente, perché stava a Salerno all'epoca. E avete sentito che il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Comunicazioni definirono le povere vittime del treno 80-17 come viaggiatori di frodo e contrabbandieri. Questa è un vero insulto alla memoria di queste persone. Vi ho detto che a bordo c'erano persone come il professor Giura, che tutto faceva meno che il contrabbandiere, c'erano tante madri di famiglia, come si vede nella copertina della prima edizione. E
questa fu la scorciatoia, l'alibi che ha anche costituito per 70 anni la scusa e la credenza popolare per dimenticarsi di queste persone. Adesso io sono contento che questo mio lavoro ha dato i frutti che voi sapete, sono contento che anche voi oggi vi siate potuti fare un'idea che non necessariamente deve essere quella che ho avuto io. Io dico sempre che lo storico deve essere non un militante ma un fotografo, cioè deve fornire una fotografia degli eventi affinché ciascuno si formi la propria opinione. Io non penso che lo storico debba essere uno che manipola i fatti per prospettarli nella maniera più confacente ai suoi proponimenti. Questa è una cosa gravemente scorretta. Io la chiamo la sindrome di Oliver Stone. Voi sapete che Oliver Stone ha fatto un film tecnicamente fantastico che si chiama, tra i tanti, JFK. Peccato che in quel film, come lui ha candidamente, anzi piuttosto presuntuosamente, arrogantemente affermato, non c'è niente di vero. Però il problema grosso è che milioni di persone si sono fatte e si faranno l'opinione sull'uccisione, sull'assassinio di Kennedy sulla base del film di Stone e non leggendo i libri, leggendo l'indagine. Ecco, questo io trovo una forma veramente di violenza anche verso il futuro, perché poi lo sapete da quello che ci succede tutti i giorni, no? Cioè, voi pensate, quando qualcuno vorrà comprendere qual è l'Italia del 2017, attraverso, non so, guardando i telegiornali, guardando i giornali, voi credete che si farà un'idea di quello che noi pensiamo effettivamente, di quello che è lo stato d'animo della nazione? Io ho qualche dubbio. Ultima cosa che vi dico, appunto, è che un altro valore aggiunto di questa seconda edizione, questo forse per le persone di qua non ha importanza, ma per quello che è il risarcimento morale che la memoria costituisce per i parenti delle vittime, è che io sono riuscito, incrociando i dati dell'archivio dei carabinieri, dell'anagrafe di Balbano e dati che ho trovato in Gran Bretagna e in vari archivi, insomma, sono riuscito nell'appendice a identificare tutte nome e cognome delle persone morte a bordo del treno 80-17. E lì è successa una cosa simpatica, perché quando mi sono messo a contare, siccome si diceva che c'erano stato un numero incredibile di non identificati, mi sono messo a contare le persone che avevo identificato e alla fine queste persone identificate arrivano a 615, quindi praticamente di non identificati ce ne sono pochi, e questo mi pare un lavoro abbastanza positivo, anche questo, che è un po', se vogliamo dirlo, la ciliegina sulla torta. Allora, finito fuori uno, parliamo di una cosa più allegra e più a lieto fine. Dov'è il nostro regista? Allora mettiamo il filmato, quell'altro. Bravo. L'agenzia Reuters comunica da Napoli che 500 italiani sono periti venerdì mattina per asfissia in una galleria ferroviaria dell'Italia meridionale. Nell'attraversare una lunga galleria, il treno, che già procedeva assai lentamente, rallentava ancora la marcia, sicché il denso fumo che ingombrava la galleria stessa in seguito al passaggio di altri convogli provocava la soffocazione della maggior parte dei disgraziati viaggiatori. Così scriveva nell'Italia occupata dai tedeschi il Corriere della Sera del 6 marzo 1944,
a proposito di una tragedia ferroviaria avvenuta nell'Italia occupata dagli anglo-americani. Per attraversare l'Italia, divisa in due dalla guerra, la notizia aveva seguito un itinerario schizofrenico. Da Potenza a Napoli, da Napoli alla neutrale Lisbona, da Lisbona a Milano. Lo stesso giorno la notizia appariva anche sul New York Times, il giorno dopo sul Times di Londra. Ancora 24 ore e il Corriere della Sera tornerà sul fatto con altri particolari, alcuni precisi, altri no. Poi, il 9 marzo, il governo del Regno del Sud ascolta una relazione sull'accaduto. Insomma, in meno di una settimana, la notizia di quello che è forse il disastro ferroviario più grave di tutti i tempi fa il giro del mondo. Poi, incredibilmente, quella stessa notizia si ferma. Anzi, scompare di colpo. Uno dei segreti meglio custoditi del disastro di Balvano, un paesino della Basilicata al confine con la Campania, sta nel fatto che già pochi giorni dopo la tragedia, nessuno sembrò volersi occupare più di una vicenda che ha causato oltre 600 morti, ma che non ha ancora oggi un solo colpevole accertato. Qual è la storia sfortunata del treno 8017? Perché nonostante le due locomotive il treno si fermò? Chi erano i suoi passeggeri? Da dove venivano? Perché ancora oggi molti di loro non hanno un nome? Fu solo una tragica fatalità o esistono precise responsabilità umane? Perché nonostante varie inchieste il disastro di Balvano non ha ancora una verità ufficiale? Priva di certezze e fortuna, questa storia è però ricca di personaggi che il destino, a suo capriccio, ha voluto riunire su un treno che la notte tra il 2 e il 3 marzo 1944 marciava faticosamente tra Battipaglia e Potenza. Ma forse più degli uomini, i protagonisti di questa storia sono altri. Locomotiva 480, costruita nel 1923 a vapore, velocità massima 60 km all'ora, è la prima delle due locomotive che guidava il treno 8017 nel viaggio del disastro. La guidavano Espedito Senatore e Luigi Ronga. Galleria delle Armi è la più lunga sulla linea del treno 8017, quasi 2 chilometri in salita e in curva. È l'ostacolo che il treno trainato dalla locomotiva 480 non riuscirà mai a superare. Il vapore, sprigionato dalle due locomotive ferme in galleria. Carico di gas tossici, è il responsabile della morte di oltre 600 persone, avvelenate dal monossido e dal biossido di carbone. Il carbone, a lungo indicato come il vero responsabile del disastro. Secondo l'accusa, era di cattiva qualità, cioè scaricava molti gas benefici senza bruciare a dovere. Una locomotiva senza carbone buono andava più lentamente e con maggior fatica, come la 480. La somma di fatalità, disattenzioni e imperizia che hanno portato al disastro di Balvano si spiegano in buona parte con il difficile momento storico in cui la tragedia è avvenuta. Nel marzo 1944 l'Italia è divisa in due da vari mesi, da quando cioè con l'armistizio dell'8 settembre 1943 l'Italia rompe l'alleanza con la Germania nella Seconda Guerra Mondiale e si schiera con gli anglo-americani. Nell'Italia occupata da questi ultimi si costituisce il cosiddetto Regno del Sud, guidato dal re Vittorio Emanuele III e dal maresciallo Badoglio, che si contrappone alla Repubblica Sociale Italiana, che al nord e sotto la guida di Mussolini resta schierata con i tedeschi. È uno dei periodi più drammatici della storia d'Italia, con ricadute pesanti su tutti gli aspetti della vita civile, trasporti compresi. La situazione era disastrosa, disastrosa. I treni erano pochi, pochissimi, e composti da materiale merci con delle panche, quindi i cosiddetti carri arredati. Era una situazione disastrosa. I viaggiatori non è che rispettavano il servizio che il treno doveva svolgere, prendevano tutti i treni di qualsiasi categoria, di qualsiasi con o senza biglietti. Viaggiavano dappertutto, sull'imperiale, nei gabinetti, era una situazione difficilissima.
Il treno 8017 è uno dei pochi treni che collegano le città del sud devastato dalla guerra. Si forma a Battipaglia ed è diretto a Potenza. Poco più di 100 chilometri che all'epoca potevano essere coperti a fatica anche in diverse ore. I treni dell'epoca andavano a vapore e il loro combustibile era il carbone. Ma non tutto il carbone è uguale e in tempi di guerra bisogna spesso accontentarsi di quello che si trova. I ferrovieri del treno 8017 che partì da Battipaglia la sera del 2 marzo 1944 si dovettero accontentare. Anche i passeggeri che salirono su quel treno non erano in condizione di avanzare grosse pretese. Il poter arrivare era più importante di come si poteva viaggiare. Nei pochi treni non militari che circolavano, nessuno poteva andare tanto per il sottile. Piccoli contrabbandieri e madri di famiglia come Anna Urbino, professori universitari come l'illustre medico Vincenzo Iura e anonimi militari, bambini e anziani, si ritrovarono uno accanto all'altro, uniti solo dalla necessità di spostarsi e raggiungere comunque la propria meta. E la necessità di salire su un treno, su quel treno, fece sì che anche la sera del 2 marzo si verificassero scene abituali per quei tempi. Ad ogni stazione un vero e proprio assalto ai vagoni vanamente ostacolato dalle forze di polizia. E ad ogni stazione il treno si faceva sempre più lungo, pesante e lento, nonostante le due locomotive che lo trainavano. Ero un ferroviere giovanissimo, militarizzato, ed è quella notte ero di servizio al telegrafo di Potenza. Mi riferisco ovviamente alla notte fra il 2 e il 3 di marzo del 1944. Io ero di servizio al telegrafo. Il nostro compito era quello, oltre di sbrigare la corrispondenza telegrafica ordinaria, quanto di seguire i treni, la marcia dei treni. Partito da Battipaglia alle 19 del 2 marzo, L'8017 arrivò in pochi minuti a Deboli. Un'ora dopo era a Persano, alle 20.45 era a Contursi, alle 21 a Sicignano, alle 21.55 a Bucino, alle 22.46 a Romagnano. Infine, poco dopo la mezzanotte, giunse a Balvano con i suoi 45 carri merci e oltre 700 passeggeri. 50 minuti dopo la mezzanotte del 3 marzo 1944, il treno 8017, dopo una lunga sosta qui alla stazione di Balvano, iniziò a muoversi in direzione di Potenza. Dalla galleria alle mie spalle inizia un tratto in discreta salita. Dopo 2 chilometri inizia la Galleria delle Armi, la più lunga del tratto Battipaglia-Potenza. Intorno all'una circa incominciai a seguire la marcia di questo 8017, perché doveva arrivare intorno alle 2, intorno alle 2 del mattino, per quel che ricordo, intorno alle 2 del mattino, incominciai a seguire la marcia dell'8017. E mi fu risposta dalla stazione capocircuito di Baragiano, capocircuito omnibus di Baragiano, che il treno 8017 era partito, se non ricordo male, alle 0.50 dalla stazione di Balvano. Il treno che era passato qualche ora prima, l'8013, aveva impiegato 15 minuti per raggiungere la stazione successiva a quella di Balvano, distante circa 8 chilometri, Bellamuro. Lungo quegli 8 chilometri ci sono varie gallerie, la più lunga delle quali è la cosiddetta Galleria delle Armi. Oltre 1900 metri in salita e in curva, di cui i macchinisti del treno non videro mai la fine. Il treno entrò, ma immediatamente iniziò a rallentare. Ebbe poi, dopo la sua sosta, dei movimenti convulsi avanti e indietro, sino a quando si fermò definitivamente, con 2 carri e mezzo al di fuori della galleria. Era realmente il peggior punto della linea dove fermarsi, nel peggior momento e con le peggiori condizioni climatiche. Infatti aveva piovuto e nevischiato per tutta la sera, le rotaie erano dunque umide, le due locomotive a vapore continuavano ad emettere gas benefici
all'interno della galleria molto stretta ed erano soprattutto all'incirca le 2 di notte e le persone a bordo del treno 8017 erano tutte assopite o già stordite dai gas respirati nelle precedenti gallerie. Non ebbe più notizie, incominciai a sollecitare. Era sempre la stessa riporta, partito da Balbano, ma non mi sapeva dire altro. A un dato momento, potevano essere intorno alle 3 del mattino, sentii un SOS sul circuito di Baragiano. Treno 8017 fermo in linea tra Balbano e Bellamuro. Per insufficienza forza trazione, chiede soccorso. Quando la notizia del disastro arriva a Potenza e partono i primi soccorsi, l'ossido di carbonio sprigionato dalle caldaie delle 2 locomotive sta già operando da oltre 2 ore. Prima che i primi soccorsi giungano sul posto, ne passeranno altrettante. I soccorsi arrivarono molto tardi e questo aggravò enormemente il bilancio della tragedia del treno 8017. Infatti, solo alle 5 del mattino fu dato il primo allarme e ci vorrono ancora 2 ore per far giungere una locomotiva di soccorso con una squadra appositamente attrezzata alla Galleria delle Armi, dove il treno 8017 era ancora fermo con le sue 2 locomotive che continuavano a deruttare gas venefici. Quando è arrivata la notizia, verso le 7 la mattina, e allora non era cambiato l'orario, dice: è successo, il treno, ci sono i morti alla stazione. Ma noi sapevamo che forse era nella stazione, abbiamo saputo che il treno era nella galleria delle armi, era un treno merci, tutti carri pieni, cioè coperti. E le 2 macchine erano avanti. Meno che dopo sono arrivate, nel frattempo che siamo arrivati noi qua, sono arrivate americani e inglesi da Potenza e hanno portato ossigeno e varie cose con le camionette. Vista la difficoltà di poter soccorrere l'8017 all'interno della Galleria delle Armi, all'alba si riuscì a far retrocedere l'intero convoglio fino alla stazione di Balvano e ai soccorritori si presentò una scena terribile. Eravamo 4 persone, 2 sopra e 2 a terra. Noi eravamo sopra, si sporgevano da fuori al treno e quelli di terra le mettevano in fila, uomini e donne. E ci hanno messo in ordine 4 persone per parte e abbiamo incominciato dalla testa, dalle locomotive. Alla prima locomotiva c'erano 5 persone, 3 donne e 2 uomini, con le mappatelle a fianco, chi inginocchiate e chi coricate, chi con l'uovo in bocca e chi con fazzoletto e gli uomini con la sigaretta alle mani, erano lì in piedi. Io ero solo svenuto e i miei soccorritori mi hanno preso e mi hanno preso e mi hanno messo a terra. Però a terra hanno visto che io non ero morto e mi hanno preso e mi hanno portato all'ospedale, però io non lo sapevo che mi hanno portato all'ospedale. Me ne sono accorto la mattina quando mi sono svegliato delle punture che mi hanno fatto. E andavo cercando mio zio, mia figlia, ma mi disse che quelli sono tutti morti, 600 persone morte. E così me lo sono cavato. Nel frattempo giungevano altre comunicazioni, altri dispacci. È da questi dispacci che noi abbiamo capito la gravità del fatto. Perché in un primo momento la stazione di Baragiano non era in grado di dirmi che cosa era successo. Attraverso questi dispacci venimmo a conoscenza della gravità della situazione. A dove ce ne trovavano 20, a 15, a 30, a 50 pure.
prendevano questi cadaveri e li portavano al cimitero, sulle camionette. Le caricavano e le scaricavano. Il cimitero era tutto pieno. Poi, anche alla parte dell'entrata del cimitero, che c'era la scalinata, pure là era pieno. Il cimitero di Balvano, oggi, è l'unico posto del paese dove si può trovare un ricordo della tragedia del marzo 1944. Praticamente nessuna delle vittime era di qui. E l'unico tentativo di ricordare il disastro della Galleria delle Armi è stato quanto mai maldestro. La strada che dovrebbe ricordare l'evento è stata erroneamente chiamata 4 marzo, anche se l'incidente si è verificato quando il 3 marzo era appena iniziato. La vecchia stazione è stata spazzata via, come del resto parte della vecchia Balvano, dal terremoto del 1980. Ed oggi, in una stazione moderna e abbandonata dove nulla ricorda la passata tragedia, pochi treni scaricano pochissimi passeggeri sul marciapiede dove vennero allineati oltre 600 cadaveri di viaggiatori morti in circostanze non ancora chiarite del tutto. Per quale motivo il treno 8017 si fermò all'interno della Galleria delle Armi? Ovviamente le tesi e le testimonianze sono discordi. Potrebbero esserci stati problemi tecnici, ma secondo la mia opinione, secondo quello che è il risultato delle mie ricerche, è possibile, anche altamente probabile, che l'arresto del treno 8017 fosse dovuto all'azione volontaria del macchinista di testa Espedito Senatore, che imboccando la Galleria delle Armi e trovandola già piena di gas velenosi e sapendo di avere a bordo del treno 8017 stesso più di 700 persone, non ritenne opportuno e saggio percorrere quasi 2 chilometri della galleria mettendo a repentaglio l'incolumità e le vite dei suoi passeggeri. Purtroppo, se le cose andarono così, il risultato fu esattamente l'opposto, perché il treno, una volta arrestatosi, non riuscì ad uscire dalla galleria sia pure in retromarcia, probabilmente perché i due macchinisti non si capirono, ma anche e soprattutto perché l'effetto dei gas velenosi lasciò ben pochi secondi di lucidità ai macchinisti stessi. Così come la stampa, anche le autorità dell'epoca, prima di archiviare per sempre la vicenda, si mossero nelle ore successive al disastro per capirne la dinamica. Gli unici documenti ufficiali su questa tragedia sono la relazione preparata dal sottosegretario alle comunicazioni, il generale Di Raimondo, il 7 marzo, la tragedia era avvenuta 4 giorni prima, preparata per il ministro siciliano, il ministro delle comunicazioni, con tutta una serie di dati, sia sul numero delle persone, sia sulle cause tecniche, che poi a accertamenti successivi, soprattutto alla luce anche delle ricerche più recenti in campo storiografico che sono state fatte, si sono rivelate imprecise. Di questa relazione si serve il ministro delle comunicazioni siciliani per riferire al Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 marzo i termini di questa questione. Il testo dice: il ministro delle comunicazioni riferisce sul sinistro ferroviario della linea di Potenza, il quale è da attribuirsi alle pessime qualità di carbone fornito dagli alleati. Morti sono 517, tutto il personale ferroviario addetto al treno è deceduto all'infuori di un fuochista. Tutti gli altri erano viaggiatori di frodo. Ecco, tutte queste notizie in realtà non sono esatte. Alla luce delle ricerche successive, tutti questi particolari si riveleranno praticamente erronei, sbagliati. Però questo è quanto risulta negli atti ufficiali conservati qui all'Archivio Centrale dello Stato. Le affermazioni contenute nel verbale del Consiglio dei Ministri del governo Badoglio erano strumentalmente inesatte. Ciò emerge clamorosamente dagli atti recentemente desecretati dell'inchiesta che gli alleati svolsero sul disastro del treno 8017. Emerge ad esempio che, nonostante il fatto che il treno 8017 fosse un convoglio merci, ai passeggeri era stato chiesto il pagamento di un biglietto. I passeggeri di questo treno, quindi,
non erano viaggiatori di Frodo. Una ricostruzione più attendibile dei fatti è stata quindi possibile da una serie di indagini storiche che hanno potuto attingere ai documenti delle autorità di occupazione anglo-americane, autorità che però si guardarono bene dal perseguire i responsabili del disastro, esattamente come fece la magistratura dell'epoca, che finì per individuare un solo colpevole. Un colpevole un po' difficile da perseguire. Ragioni di Stato e censura militare alleata contribuirono a dare un tono di grottesco anche agli esiti dell'indagine penale attivata dal procuratore del re di Potenza. Costui individuò quale unico responsabile della morte di più di 600 persone il carbone di cattiva qualità fornito dagli alleati. Nessuna responsabilità umana, quindi. La circostanza che ai viaggiatori del treno 8017 fosse stato rilasciato un biglietto per il loro ultimo viaggio fu decisiva per le cause civili che vennero instaurate nel dopoguerra presso il Tribunale di Napoli. Però non tutti tra i parenti delle vittime iniziarono queste cause civili e soprattutto anche coloro che ottennero l'indennizzo ebbero una somma ben modesta in rapporto alla perdita subita. Probabilmente in un'altra epoca e in altre condizioni la giustizia avrebbe fatto meglio il proprio dovere. Ma tra le tante cause della tragedia di Valvano, il momento storico non è certo l'ultima. Anzi, forse è la causa che più spiega tutte le altre e ci dice anche perché, molti anni dopo, è ancora così difficile ricordare adeguatamente 600 persone uccise in tempo di guerra da un incidente che apparentemente, solo apparentemente, con la guerra non aveva molto a che vedere.